Erano da poco passate le 2 del pomeriggio di questo giovedì 16 giugno, quando al 112, numero unico di emergenza, è giunta la chiamata da via San Marco, nella zona compresa tra l'agriturismo La Sognata e l'oasi del Beato, in comune di Piancogno, poco sotto il convento dell'Annunciata, per un'anziana caduta in una ripida scarpata con un volo di almeno 10 metri e finita in un groviglio di piante e rovi. La donna, una 79enne di Osimo, stava facendo una passeggiata con la sorella quando si è fermata appoggiandosi al guardrail a valle dello stretto tracciato della Via delle Vigne, sopra l'oasi del Beato, che in quel punto diventa Via San Marco. Ma pare che abbia perso l'equilibrio e quindi è caduta all'indietro nella fitta boscaglia per una decina di metri, fermandosi fortunatamente tra arbusti e rovi. Pochi metri ancora e la zona precipita per circa 150 metri, con conseguenze immaginabili per la sfortunata anziana. Sul posto il 112 ha inviato i vigili del fuoco di Darfo con una squadra di cui fa parte uno specialista SAF, gli uomini della quinta delegazione bresciana del soccorso alpino stazione di Esine, l'automedica dall'ospedale di Valle Camonica e l'ambulanza da terra del 118 di Comuni a Soccorso. L'intervento ha presentato parecchie problematicità da risolvere. Prima di tutto, i soccorritori hanno dovuto farsi strada, praticamente appesi agli alberi, fino a raggiungere l'infortunata. Quindi hanno fatto sicurezza alla dottoressa del 118 che ha raggiunto e valutato l'anziana. Successivamente è stata calata la barella spinale sulla quale la donna è stata posizionata. Per liberare la donna dai rovi e poterla soccorrere è stato necessario aprirsi un varco con la motosega per avere lo spazio di sicurezza per l'operazione di soccorso. Una volta stabilizzata sulla barella e portata sulla strada, verificato che il nuovo grande elicottero in servizio per la Reu Brescia, un AV-139, non poteva operare in zona, la centrale operativa ha optato per il trasferimento dell'anziana sull'ambulanza da terra al campo sportivo di Borno, dove l'elicottero ha preso a bordo l'infortunata, che è stata trasferita in volo al civile di Brescia in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, anche se lo stress e le ferite riportate hanno consigliato la centralizzazione dell'anziana al civile. Le operazioni di intervento sono durate oltre 2 ore. Nel frattempo, la viabilità su via San Marco e su via Vigne è stata completamente interrotta.